il nostro viaggio in Uganda continua alla scoperta del Queen Elizabeth National Park. Il parco, trovandosi nell'estremo ovest dell'Uganda, confina con la Repubblica Democratica del Congo e con la Rift Valley. Quando il parco fu costituito nel 1952, prese il nome di Kazinga National Park, che gli fu cambiato in quello attuale un paio di anni dopo, in onore alla visita della regina Elisabetta nel 1954. Dopo il game drive di questa mattina, oggi pomeriggio prenderemo la barca e attraverseremo il canale di Kazinga che collega il lago George con il lago, come si chiama quell'altro? Edward, bravo John, grazie del suggerimento, e dove potremo vedere ippopotami, elefanti, coccodrilli, insomma una bella esperienza. Al Queen Elizabeth National Park si ha la più alta concentrazione mondiale di ippopotami, di cui tantissimi si trovano proprio qui, nelle acque di questo canale. E prima di tornare al lodge, non ci siamo fatti mancare un nuovo game drive al tramonto, dove abbiamo incontrato il re della savana. Altro giorno e altro safari per noi. Siamo sempre all'interno del Queen Elizabeth National Park, abbiamo cambiato settore, siamo nel settore sud del parco che si chiama Ishasha ed è famoso perché che cosa c'è, Fede? I leoni sugli alberi. Quindi speriamo di vederli perché sono una particolarità. E si trovano solo qui. Siamo stati fortunatissimi, li abbiamo trovati quasi subito, due leoni sull'albero, sono due maschi, uno un po' più giovane, uno un po' più anzianotto, si riconoscono dalla riniera. Questo è uno spettacolo, si possono vedere solo qui, a Ishasha. Buongiorno! Sono un po' emozionato, devo essere sincero. Il giorno è arrivato, è un giorno che aspettavamo, non dico da una vita, ma da quando sogniamo questo viaggio. Oggi è il giorno del trekking dei gorilla. Quindi speriamo di vederli, ci dicono tutti, sì. Sicuramente li vedrete. Io sono come San Tommaso, finché non vedo, non credo. E quindi rincrociamo le dita, speriamo di vederli e buon trekking a noi. Cioè io ero venuto per i gorilla, sto beccato subito un serpente, mi sto cagando addosso, cioè serpenti no, tutto, serpenti no. Al trekking prendono parte massimo 8 persone per gruppo, al quale durante il briefing iniziale viene assegnata una famiglia di gorilla ed un ranger guida. Il tempo che occorre per raggiungerli è variabile da 1 a 6 ore, a seconda della loro posizione giornaliera, alle condizioni meteorologiche e del terreno. Una volta trovati, il tempo massimo per godere della loro compagnia è di 1 ora.
visti. Una famiglia di 12 gorilla e il grandissimo Silverback era una bestia impressionante. Andiamo. Buongiorno, dopo la bellissima esperienza con i gorilla ieri, oggi ci troviamo sul lago Mutanda, dove oggi faremo una bella girata in canoa lungo tutta la riva del lago. Il lago Mutanda, a poca distanza dal Biwindi National Park, è un lago vulcanico composto da 15 isolotti, ma soltanto uno è abitato. Ci sono due isole, chiamate Isole della Punizione, famose per essere luoghi in cui criminali ed emarginati venivano presi e lasciati morire lì. Queste due isole sono temute dai locali perché credono che siano infestate dallo spirito dei morti. Un'esperienza molto interessante è stata la visita ad una farm del caffè, di cui l'Uganda è uno dei principali esportatori mondiali. Qui abbiamo compreso ogni passaggio, dalla cogliitura del chicco all'assaggio dell'aroma, mettendoci al lavoro come dei veri contadini. Oggi ci troviamo, abbiamo fatto circa un'oretta e mezzo di macchina da Kisoro, siamo arrivati sul lago Bunyonyi e qui in queste splendide, in una splendida isoletta soggiorneremo per tutta la giornata di oggi. Quindi giornata dedicata completamente al relax, penso che sia tipo una sorta di villeggiatura ugandese. Quindi andiamo al nostro resort e ci godiamo questo lago incantato. Questo bellissimo lago, a 1900 metri di altitudine, ospita in una delle sue isole alcuni animali della savana, come antilopi e zebre, una vera oasi di pace e tranquillità. O quasi. Ultimo parco nazionale della nostra avventura ugandese, dietro di me qui c'è la porta d'ingresso all'Emburu National Park, il parco dove è possibile vedere soltanto animali erbivori, quindi zebre, giraffe, bufali, forse c'è anche qualche leopardo ma è difficile da vedere. E qui sperimenteremo un tipo di safari diverso, quindi non il classico safari all'interno della macchina ma bensì camminando con un ranger. Quindi walking a safari. Sulla via di ritorno ci siamo fermati per la foto di rito sulla linea dell'equatore, prima dell'ultima avventura nella località di Imbarara. Siamo stati fortunati anche qua, siamo arrivati tardi qui sul
lago Vittoria per andare ad avvistare il becco scarpa. Ci hanno detto che nel mezzo del giorno è difficile vederlo perché si trova solitamente all'interno dei papiri, invece noi, botta di culo, visto. Quindi visto. Ultimo animale del nostro viaggio avvistato, alla grande. Wow!